Ciao. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. È un po' strana questa cosa. Quando ho deciso di partecipare non avevo considerato quanto sarebbe stato imbarazzante, però tutto bene. Ah, va bene. Tu come stai? Ma sto bene, dai, anche se. Sì, non è il massimo qui stare solo da casa, non uscire a fare niente, però ormai siamo tutti in questa situazione, allora dobbiamo farlo e passerà veloce, spero. Speriamo veloce, speriamo veloce. Sei anche lontano da casa come me, insomma, che io sono italiana, però sono immigrata dal sud, quindi è strano vivere questa situazione lontana. Ma sì, ad una parte sì, però ero già abituato, no, di stare lontano dalla famiglia, però adesso alla fine è uguale perché normalmente dovevo giocare, adesso spero che stanno tutti bene adesso e li sento spesso, però alla fine stare lontano dalla famiglia sono abituato, è più la cosa che stai da solo a casa e tutto questo, però alla fine all'altra parte noi siamo fortunati perché stiamo tutti bene. Siamo a Sì. casa e c'è gente adesso che la stanno vivendo molto peggio. Sì, sicuramente la situazione non è, insomma, c'è tanta gente che sta peggio di noi. Almeno stando rinchiusi a casa si sta un po' più al sicuro, ecco. Ed è strano anche da atleta, no? Avrai, non lo so, una programma diverso, completamente diverso per gli allenamenti, per la vita di tutti i giorni. Sì, perché dai, normalmente facciamo 5-6 ore al giorno di allenamento. Adesso abbiamo un programma che facciamo a casa, però tipo la fai in un'ora. E il resto del giorno sto facendo poco, guardo le serie, sto un po' sul balcone quando il tempo è bello, guardo il film, gioco un po' al PlayStation e basta perché non posso fare altro. Però No, no, è vero, è vero. sì, è strano perché poi tipo anche i primi giorni dormi poco perché normalmente sei abituato di essere stanco, no? Alla fine della giornata, dopo l'allenamento, adesso mi sento siccome faccio niente tutto il giorno, allora dormo tardi, però adesso ho trovato un po' il ritmo giusto e andiamo avanti così. Sì, è difficile anche riuscire a mantenere il ritmo, gli orari, perché abitualmente Sì, magari ma vai a letto più tardi. devo dire, i primi giorni dormivo alle 3-4 di notte, però adesso almeno mi sveglio abbastanza presto, così faccio tutto l'allenamento, almeno così rimango un po' nel ritmo, perché se mi sveglio a mezzogiorno, poi fare niente tutto il giorno e dormo tardi ogni giorno, non ha tanto senso, soprattutto quando, non si sa quando, però quando riprendiamo. Almeno lì sarò già un po' nel ritmo di svegliarmi ad un orario decente. Beh sì, sicuramente è difficile. Tante serie TV, non credo si stia vedendo una marea di serie TV, di film e attività così. Sì, tanti Insomma, film, anche tante per serie noi TV. Sì, sì, ma è così più o per meno. tutti penso. Sì. Sì. È particolare. Sì, certo. Speriamo di ritornare a riempire presto i palazzetti e vederli giocare, perché anche quello ci dava un po' di carica, ecco. Sì, speriamo di sì, però prima spero che almeno possiamo vivere un po' normale. Poi dopo, piano piano, speriamo che i palazzetti saranno pieni da nuovo, però la prima cosa è che passerà il virus e poi dopo, quando possiamo giocare, vediamo, però speriamo prima che tutto finisce. Sì, beh, per carità, certo. Speriamo quantomeno di poter mettere il naso fuori di casa, che insomma, stare rinchiusi così è abbastanza difficile per chi magari insomma, ha dei ritmi diversi abitualmente. Sì, è È vero. vero.
Ti posso fare delle domande, ti posso chiedere qualche curiosità. Io pensavo, sai, quando guardi una partita alla TV o ascolti magari i commenti dei vari addetti ai lavori e scopri delle cose magari dei giocatori che non conosci, tipo di qualche giocatore sappiamo bene il numero di piede perché il buon Colantoni ci commenta. E di te abbiamo scoperto che non sei nato in questo ruolo, no? No. Che prima facevi il palleggiatore, appunto. Sì. E mi chiedevo, di solito si dice che per un opposto ci serve una buona dose di ignoranza perché si diverta. Per un giocatore magari come te che ha cambiato ruolo e insomma si è ritrovato in un ruolo diverso da quello in cui è nato, che cosa ti diverte? Che cosa mi diverte? Ma la cosa che mi diverte è proprio un po' questa ignoranza, no? Perché anche quando giocavo palleggiatore, la cosa che mi piaceva era battere, era attaccare quando c'avevo la possibilità. Avevo sempre in testa che il ruolo di palleggiatore era bello, però non è proprio quello che mi piaceva di più, solo è andata così che nel giovanile sono entrato nel pre-juniores, juniores dell'Olanda e giocavo il palleggiatore. Poi molto giovane sono andato nella prima squadra nazionale e alla fine andava un po' tutto bene come palleggiatore. Tipo avevo un contratto in Italia, poi in Polonia, in Turchia, tutto era titolare nella nazionale. Allora, anche se nella mia testa non volevo tanto, non volevo cambiare, non c'avevo tanto senso perché le cose stavano andando bene. Poi dopo, per fortuna, in Francia ho avuto la possibilità di giocare un paio di partite come opposto. E lì all'inizio scherzavo un po' con l'allenatore, no? Che lo faceva meglio degli altri giocatori della squadra. E poi a fine stagione lui mi ha detto: se vuoi cambiare, puoi rimanere qui anche come opposto. E lì ho scelto di farlo. È proprio sì, attaccare, battere, questo mi piace, però ovviamente c'è una parte di ignoranza che ogni attaccante quasi c'ha un po', però non basta solo, forse sì, dopo essere stato palleggiatore, in alcune situazioni mi ha aiutato, però alla fine, sai, quando c'ho la possibilità voglio attaccare forte, è questo. Quindi allora è vero che è questo che diverte, insomma, Sì, ce sì. lo si dice sempre, però poi è raro che si riesca a chiederlo a chi veramente, insomma, fa questo di lavoro, ce lo si dice un po', insomma, a livello amatoriale tra chi gioca a livelli, non certo ai vostri livelli, però è bello sentirsi, come dire, comuni, vicini in questo, è una cosa che mi fa sempre molto ridere e che è molto simpatica, la fa diventare, sì, certo per voi è un lavoro a tempo pieno, però è una cosa molto divertente che fa sentire comunque che quella parte della pallavolo fa parte, insomma, anche della vita di chiunque, di tutti. Sì. Sì. Un'altra cosa, poi Va ti lascio in bene. pace. C'è una cosa che mi dico, mi ripeto sempre, ci sono delle cose che mi rendo conto nella vita di tutti i giorni, proprio nella quotidianità, che magari sono cose che mi ha lasciato un po' la formazione da atleta, da ex giocatrice, che ne so, magari. Fare squadra, proprio lo spirito di fare squadra piuttosto che ne so, cercare di anche nella vita di tutti i giorni di aiutare l'altro per vincere insieme, comunque cose che la formazione ti lascia anche nella vita di tutti i giorni. A te c'è qualcosa in particolare della tua formazione da atleta che ritrovi anche nella tua parte privata, intendo,
nell'uomo, non giocatore? Allora, non so dire se perché faccio solo questo adesso, no? Non è che lo posso praticare su un altro lavoro o qualcosa. Però il fatto di fare squadra, di avere bisogno del tuo compagno, di inserirti dentro un gruppo veloce, questa aiuta, soprattutto penso per noi giocatori stranieri, che quando arriviamo in un altro posto, come ho detto prima, noi siamo tutti lontani da casa, e allora sai, quando tu arrivi in una nuova squadra hai bisogno di tuo compagno, se vuoi vincere hai bisogno del tuo compagno. Allora anche quando io arrivo a un nuovo posto cerco come si dice, collegarmi con le altre persone. Se io arrivo in Italia vorrei provare a imparare l'italiano, a vedere come fanno le cose qui. E più o meno è come una squadra, tu arrivi in una nuova squadra, vedi come funzionano le cose e lì ti provi ad adattare. E questa mi aiuta anche fuori del palazzetto, perché visto che ho girato abbastanza paesi per pallavolo, in ogni paese dove arrivo provo subito a imparare la lingua, a stare con il proprio gente del paese lì, perché c'è bisogno quando sei lì. E forse questa è una cosa che, imparando di lavorare in una squadra, provo a fare anche fuori del palazzetto. Che bello. È molto bello quello che dici. Anche che conosci un sacco di lingue, è molto bello per una... Sì, ma questa è una cosa, secondo me, è una cosa molto importante di fare per una persona che non vive al suo paese, perché per esempio in Olanda tanti parlano inglese, anche se tu parli l'inglese in Olanda puoi vivere tranquillamente perché tutti ti capiscono, però in alcuni paesi, anche in Italia, non tutti parlano bene l'inglese. Sono stato in Turchia, in Polonia, non è scontato che uno parla inglese, però poi anche per capire le persone di un paese è molto meglio se tu puoi parlare nella loro lingua. Questa in ogni paese, non dico quando giocavo in Polonia, ho giocato solo una stagione, allora è difficile di imparare la lingua lì perché è molto difficile, uguale in Turchia. Però anche lì a fine stagione potevo capire di che parlavano la gente, anche quando tu fai vedere che vuoi imparare tipo come si dice, la cultura, la lingua, tutto questo. Se tu fai vedere questo, la gente saranno anche più aperti con te, ti vogliono aiutare di più, secondo me. Sì, sì, è molto, molto bello e molto vero. Io sono laureata in lingue e per me potersi aprire verso un'altra cultura passa proprio attraverso la conoscenza, certo, delle lingue, ed è molto, molto bello. Non è neanche facile, non è neanche una cosa da tutti, perché... No, non è facile. Io ho la fortuna che lo imparo abbastanza veloce. Beato. E che mi piace, perché ti deve anche piacere, perché ci sono tanti giocatori con cui ho giocato che quando arrivano dicono, va bene, sto un anno qui, faccio tutto in inglese, me ne vado. Però se c'è voglia e sei capace di farlo, secondo me è una bella cosa e ti può aiutare anche nel futuro. Certo, certo, è vero. Grazie mille per, prego, questa cosa. Niente. E te